Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo a quanto deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudice Lirio Conti, già GIP per 12 anni al Tribunale di Gela, ritorna nella città del Golfo. È stato lo stesso magistrato a chiedere di ritornare. Al momento sarà destinato alla sezione penale. Vediamo. Il magistrato niscemese Lirio Conti ha sempre detto di amare moltissimo Gela per la sua storia, per le sue persone, per il suo calore. Giudice per le indagini preliminari dal 2002, per ben 12 anni ha esercitato con grande impegno e professionalità la sua funzione al Tribunale di Gela e dal 2013 è GIP al Tribunale di Caltanissetta. Adesso è ufficiale, ritorna a Gela. Un caso raro, un magistrato che chiede e ottiene di ritornare da dove è partito. Sì, perché Lirio Conti, come dicevamo, ama visceralmente la città del Golfo. Io credo che sia la prima volta nella storia, credo che sia anche la prima volta che in sede di trasferimento ordinario qualcuno faccia domanda proprio per il Tribunale di Gela. Sono stato destinato alla sezione penale, poi siamo in attesa di riorganizzazione di tutti gli incarichi e tendenzialmente dovrei ritornare al GIP non appena avrò concluso il periodo che si chiama di decantazione. Voi sapete che io sono ormai celese l'adozione, quindi per me è un po' un ritorno a casa. Poi c'è una distanza minima rispetto al mio luogo di residenza, e poi perché secondo me posso dare il mio contributo a una città come quella di Gela che ha bisogno di molti contributi. Dottore, ma quali saranno le emergenze da affrontare? Noi lavoriamo su tutti i fronti come sempre abbiamo fatto, noi facciamo un lavoro che più che altro è di gestione di quello che accade, non ci occupiamo certamente di fenomeni in termini sociologici o politici, il nostro obiettivo è quello di far funzionare l'istituzione di giustizia nel miglior modo possibile e dare una risposta più celere possibile ai cittadini, alle esigenze dell'affermazione dei diritti e nell'ottica del rispetto delle regole. Intanto domani alle 11 al Tribunale si insiederà il nuovo presidente della sezione penale. Si tratta di Miriam D'Amore, già consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il magistrato va a colmare il vuoto lasciato da Paolo Fiore, divenuto presidente del Tribunale gelese. Dottoressa Miriam D'Amore è un magistrato splendido, una persona eccezionale, siamo veramente felici. Per la verità facevamo il tifo per lei quando si trattava di decidere chi sarebbe stato il presidente della sezione penale. Intendo tutti indistintamente. Cambiamo argomento e adesso parliamo di debiti fuori bilancio accumulati dal Comune di Gela nei confronti delle società partecipate. Il Collegio dei Revisori dei Conti chiede lumi sulla vicenda e interviene il capogruppo del Partito Democratico Enzo Cirignotta. A quanto montano i debiti fuori bilancio accumulati dal Comune di Gela nei confronti delle società partecipate? È l'interrogativo che si pone il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune che nella relazione allegata al bilancio di previsione 2016 ribadisce che il Comune deve provvedere a riconciliare e stabilire l'esatto importo dei debiti nei confronti delle partecipate, ATO rifiuti, GELAS ed altro, provvedendo a vincolare una somma dell'avanzo presunto 2015 al fine di finanziare i debiti. Sull'argomento oggi è intervenuto il capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotta, che fa parte della commissione bilancio presieduta da Salvatore Scerra. Il revisore dei conti chiede all'amministrazione comunale di fare chiarezza e quindi di ricostruire l'esatto ammontare dei debiti del comune nei confronti delle società partecipate, in particolar modo ATO Rifiuti e GELAS. E questo rilievo ha un impatto finanziario importante sul bilancio di previsione 2016. Anche perché il revisore raccomanda il Consiglio Comunale di vincolare una parte dell'avanzo presunto 2015 a copertura di questi debiti. E io, diciamo, come capogruppo del PD ho fatto la richiesta di avere una relazione dettagliata dell'esatto ammontare dei debiti che il Comune ha nei confronti delle società partecipate, anche al fine di fare chiarezza nei rapporti finanziari tra il Comune e le partecipate. In tal modo, una volta diciamo acquisita questa relazione, il bilancio di previsione, possiamo dire che è un bilancio che osserva i principi dell'attendibilità e della veridicità, perché in caso contrario sicuramente qualche dubbio viene posto al fondo sull'attendibilità di questo bilancio di previsione 2016. Spero che il signor Sindaco mi risponda al più presto, anche in vista
della prossima approvazione del bilancio di previsione 2016 in Consiglio Comunale. Da lunedì prossimo si inizierà a valutare tutta la documentazione. Sarà necessario un lavoro serrato, anche perché sono alle porte i termini per la presentazione degli emendamenti al bilancio. C'è un'esposizione debitoria enorme nei confronti delle società partecipate. E finalmente il Collegio dei Revisori pone l'accento su questo punto. Ed è chiaro che nel Collegio, essendo l'organo di ausilio del Consiglio Comunale, noi consiglieri comunali non ci possiamo esimere dal chiedere all'amministrazione comunale chiarezza sull'entità dei debiti nei confronti delle società partecipate. E ora parliamo di raccolta differenziata dei rifiuti a Gela. Vice Sindaco, siamo nei pressi del Palazzo di Città e dalle immagini emerge in maniera molto chiara la presenza di rifiuti, in questo caso cartone. Le chiedo subito, perché non si interviene? Parliamo del salotto della città. Chiaro, allora questo, come vedete, non ci sono attività in prossimità, quindi diciamo è un punto di conferimento inadeguato. E pare evidente, diciamo, che sono cartoni di merce in volumi, quindi afferiscono molto probabilmente a qualche attività, a qualche esercente commerciale che non ha ancora ben appreso le regole per la corretta differenziata e il corretto ritiro. Sono cartoni che non possono essere depositati qui, questo non è un punto di riferimento per depositare i rifiuti vanno depositati di fronte all'esercizio commerciale, di fronte alla propria abitazione quando si tratta di rifiuti diciamo di abitazione e poi ecco, verranno ritirati normalmente. È chiaro che nei punti in cui ecco, non sono, diciamo, non ci sono attività censite è un pochino più complicato, bisogna ripassare per pulire la città. E dunque saranno tolti al più presto? Verranno tolti, così come vengono tolti i cumuli che si vanno formando ancora, diciamo, in alcune parti della città. Devo dire comunque sicuramente in misura ridotta in alcune parti, in altre forse in misura amplificata, perché forse per sfuggire al metodo della differenziata ancora qualcuno pensa che sia possibile conferire in discariche abusive nelle zone limitrofe della città i propri rifiuti. E il gelese riesce a fare la differenziata? Allora, diciamo, da quando abbiamo attivato il nuovo calendario si registrano, diciamo, oltre agli episodi negativi come questo qua, dei risultati quantificati positivamente. Ad esempio, proprio nella raccolta dei cartoni si è passato da 10 tonnellate la settimana scorsa a più di 20 tonnellate questa settimana. Per la plastica si è passati appunto da circa 15 tonnellate la settimana scorsa a 30 tonnellate questa settimana, recuperando una grossa frazione di metalli che è un rifiuto pregiato che, diciamo, registrava in passato quantitativi molto ma molto ridotti. Quando saranno invece consegnati definitivamente i contenitori per il vetro? La consegna è ancora in esercizio, è stata completata tutta la parte di Sette Farine, una parte della via Venezia. Questa settimana si dovrebbe chiudere la parte, diciamo, del centro storico partendo dal museo. Verranno ecco, consegnati in aree dedicate dove è anche più facile recuperare, come diciamo, i presidi residenziali, ad esempio la cooperativa Agave piuttosto che Roccazzelle, che sono, diciamo, degli agglomerati ben identificati in cui è più facile sia, diciamo, la consegna sia il recupero dei rifiuti e quindi possibilmente aumentare ancora, ecco, la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata. È passato più di un anno dall'inaugurazione della scalinata di via Omero, si ritorna alle vecchie origini lasciando un'opera di tutto rispetto in uno stato di abbandono e degrado. Sterpaglie, rifiuti abbandonati ed erbacce particolarmente incolte non sono difficili da notare in diversi punti della scalinata. La denuncia arriva dal segretario locale di Codici, Salvo Camiolo. L'invito all'amministrazione comunale è quello di ripulire l'area al fine di evitare che lo stato attuale possa degenerare provocando l'invasione di insetti e animali. Poteva finire in tragedia quando nella notte a San Cataldo un uomo che prendeva a sprangate un portone ha visto i carabinieri ed ha sparato loro un colpo con la pistola scacciacani prima di scappare per le vie del paese. Fortunatamente gli uomini dell'arma con grande sangue freddo non hanno risposto immediatamente. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino quando una telefonata al 112 avvertiva che in centro c'era un uomo con un bastone che prendeva a colpi un portone. Lui era Giuseppe Bianchi.
Biancheri, 22enne di San Cataldo, già gravato da precedenti penali e per ragioni personali prendeva a sprangate appunto il portone di casa dei genitori dell'ex fidanzata. Completamente ubriaco, dopo aver sparato ai carabinieri e spaccato, ma è stato subito preso ed arrestato per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. La domanda di partecipazione, assieme ai suoi allegati, dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il prossimo 30 settembre e esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza. Al beneficio delle borse di studio possono accedere, lo ricordiamo, i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente, se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. La libreria Mondadori di Gela, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, in occasione dell'ottavo incontro dei venerdì letterari, domani alle 19.30 presso l'Eschilo Lab presenterà il libro L'Oscuro di Orazio Labate. Dialogherà con l'autore, la professoressa Angela Rinzivillo. Letture a cura di Lucilla Anzalone. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale che apriamo facendovi conoscere un giovane di Acireale nel Catanese che oggi è giunto a Gela con tanto di fascia di sindaco. Sta realizzando un collage di foto da proporre alla mostra della follia che si svolge al Castello Ursino di Catania. A 26 anni è nativo di Acireale con il diploma di perito tecnico informatico in tasca, ma attore teatrale a tutti gli effetti. Lui è Gabriele Vitale. Da qualche giorno a questa parte sta girando la Sicilia in lungo e in largo e si fa immortalare con tanto di fascia dinanzi ai vari palazzi di città. Oggi è stato a Gela, scatti davanti al municipio tra la curiosità della gente. L'obiettivo? È un progetto che nasce col Castello Ursino. Appunto c'è una mostra indetta da Vittorio Sgarbi, che è il Museo della Follia, di Antonio Ligabue, e tra genio e sregolatezza il mio progetto riguarda un collage, speriamo che viene un bel paint a muro, in cui sarò sindaco di tutte, dico tutte, le città siciliane, Palermo, Enna, Acireale, appunto Catania stesso, per nel mio spirito sognare di gestire io la Sicilia, ma non da dittatore, ma cercare di migliorarla con i sogni che possono essere quelli di un ragazzo che cerca sempre speranza. E lancio una speranza, quella ai giovani, di non abbattersi mai, di non andare via, ma rimanere qui in Sicilia e cercare di cambiare la nostra bella regione. È già difficile governare una città, è difficilissimo governare la Sicilia. Non è difficile se i siciliani partecipano insieme all'amministrazione, cosa che oggi si è vista poco in Sicilia. Mi auguro che questo accada, grandi, giovani, piccini, affinché anche il mio collage possa far pensare, ma perché se io fossi sindaco per un giorno, perché non farlo? Ecco, se tu fossi il sindaco di Gela, cosa faresti? Ma io non conosco Gela come non conosco Palermo, anche se ho fatto la foto lì. Devo dire che
Sicuramente l'occhio vuole la sua parte, quindi abbellirei di più con del verde, non me ne voglia il sindaco, non lo conosco, così come non conosco quello di Enna e di altre città della Sicilia, però penso stare vicino alla gente come sicuramente il vostro sindaco farà. E cosa ricorderà di questa esperienza di Gela? Ma sicuramente il palazzo di città, perché lo immortalerò in questa mia idea. E poi lei che mi ha intervistato, e la ringrazio per la gentilezza e aver fatto sì che io potessi esprimere a tutti la mia idea e il mio verbo su questa nuova iniziativa. Proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese oggi alle 21, continua in centro il Gelas Music Fest con i Love Winds. Domani, sempre alle 21, ci sono vari appuntamenti per il Gelas Music Fest alle mura Timoleontè. Samuele Mammano presenterà il suo primo album Euforia. In Piazza Umberto si alzerà il sipario sul Cry Summer Festival. All'ex Lido Orlando è prevista la festa dell'acqua, mentre per gli amanti della musica folk è uno spettacolo. Si terrà nel piazzale antistante la chiesa Santa Maria di Betlemme. Ai muretti di Macchitella, oggi alle 22.30, nell'ambito della rassegna Blues, Jazz e Other Summer 2016, è prevista l'esibizione degli Evergreen con Yolanda Vox. L'iniziativa porta la firma di Salvatore Fabio Vasta col patrocinio del Comune. La direzione artistica è di Arianna Trenito. E si darà domenica 28 agosto alle 21 alla Rotonda Est di Macchitella a Gela il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavore. L'iniziativa è dell'associazione Elevision con il patrocinio della Regione e del Comune. Un evento unico in Sicilia, orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà presentata da Pamela Olivieri e da Angelo Martini. Si giocherà al Dino Liotta dedicata, parliamo di calcio, domenica prossima alle 16 la gara di Coppa Italia tra Gela e San Cataldese. Si tratta dell'esordio della formazione bianco-azzurra. Attualmente ricordiamo che il Gela Calcio non può utilizzare lo stadio Presti per via dei lavori in corso. Intanto continua la nostra carrellata quotidiana sui nuovi giocatori del Gela Calcio. Oggi ne conosciamo altri due. Il Gela non può puntare ad un campionato in cui l'obiettivo è la salvezza, si punta a qualcosa di più. Sì, sì, io sono un tipo che punta sempre in alto e grazie al lavoro della settimana possiamo puntare a grandi obiettivi. Ti hanno detto che Gela è una piazza esigente, che per anni ha giocato anche in Serie C e dunque è chiaro che ambisce a campionati altisonanti. Sì, sì, Gela è una grandissima piazza, infatti dopo la chiamata del direttore Martello io ero entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Gela e spero di fare bene per i tifosi e per la grande piazza che è Gela. Ma ti sembrava un sogno la telefonata? Quando hai capito che era la realtà? No, vabbè, il direttore è stato bravo a convincermi a venire a Gela, io ero convinto di venire qui e quindi è stato subito in discesa. E poi, come dicevamo, avete formato un gruppo solido, più che altro prevale anche un grande segno di amicizie. Sì, sì, anche perché è un gruppo abbastanza giovane e quindi è un bel gruppo, anche i grandi ci fanno sentire a proprio agio, anche a quelli che siamo arrivati dopo, è un gruppo importante. Diciamo che stiamo lavorando bene, abbiamo creato un bel gruppo, abbiamo messo a frutto un po' gli schemi che abbiamo provato in questi giorni con il mister, stiamo andando bene, spero che arriveremo già in Coppa a fare un buon risultato. Ma per quale motivo quando ti hanno chiamato hai subito detto sì al Gela? Beh, innanzitutto a me piacciono, diciamo, le piazze importanti, piazze calde. Cioè magari l'anno scorso magari sono stato in Francavilla che magari non era una piazza molto calda, ma faceva pochi tifosi e tutto, quindi magari anche dagli stimoli e tutto. Diciamo. Ho detto che a Gela ci sono come media 4-5 mila spettatori? Sì, 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 lo sapevo. E dunque è chiaro che per una piazza così importante, con un pubblico così caloroso, non si può puntare alla salvezza. No, cioè ovviamente stiamo costruendo, stiamo facendo tutti questi sacrifici per puntare a qualcosa di più grande, magari una Lega Pro sarebbe. Anche perché poi la Serie D rappresenta, se vogliamo, la ex Serie C2. Sì, 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 sì. Però diciamo se si può andare, si punta sempre più in alto. La Lega Pro sarebbe l'ideale. Sì, 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 l'ideale per tutti.
Concerto dal trio Echi Armonici domenica 21 agosto alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine nell'ambito dell'iniziativa L'estate gelese con la musica colta promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione col Comune. Si esibiranno Maria Provenzano, pianoforte, Angela D'Amato, flauto e Giuseppe Cumbo, oboe. Appuntamento col teatro venerdì 19 agosto, dunque domani all'Antidoto di Macchitella, di scena la compagnia teatrale Antidoto in Don Chisciotte e Sancho Panza. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.